devo partire da lontano, da uno scherzo che è capitato. Siamo al Cinema Olimpia, il vecchio Cinema Olimpia, con mio papà. Io avevo avuto 3 anni, 3, 4 anni. E con mia mamma. Mio papà, stanco del lavoro perché lavorava a Lilva e in Amenatoi, si era addormentato e io ero in mezzo alle gambe di mio papà. Non si sa come fare, il vecchio Olimpia, dove c'è la cassa di risparmio, era in discesa e a fianco c'erano i gradini e le porte di sicurezza davano in via dei Vegerio. Veramente suona, si sente suonare una fanfara, no, di fuori. Io la musica mi è sempre piaciuta perché poi ho fatto anche quello. Piano piano sono uscito, non so in che maniera, sono uscito dal cinema e sono andato a finire in mezzo a questo che era un drappello di fascisti con davanti il gagliardetto che cantavano la canzone di allora, si vede, allarmi siamo fascisti. Il suonare, avevano una piccola fanfara e a me mi ha tirato. Io ero vestito completamente di rosso, un baletto, ma preso, infatti mi chiamavano Garibaldi i compagni di mio nonno. Mi hanno preso e mi hanno portato, si sono messi in spalla e ho girato tutta la città. Così mi hanno riferito. E poi veramente arrivano in Piazza Mameli tardi e hanno cominciato a dire: che ne facciamo di questo? E insomma, ero lì abbandonato. Per puro caso passava lì da Piazza Mameli una signora che abitava al piano di sotto. Io abitavo in via Montenote, il portone vicino alla Croce Bianca. E gli dice: ma dove l'avete preso sto ragazzo? E ce l'abbiamo trovato, è venuto in mezzo a noi, e adesso cosa ne fate? E non lo sappiamo, va bene, dato me la vecchia lo porto via io. E quello mi ha portato a casa. I miei erano disperati, chissà dove è andato, avevamo mosso la Croce Bianca, avevamo mosso tutti a cercarmi. No? E la signora arriva, lì dal portone, c'era mio papà, mia mamma, vabbè. Mi portano su all'ultimo piano, abitavamo all'ultimo piano. Mio papà, io sai, ero a cavalcione giù in ginocchio, mi dà una spinta, la porta era aperta e io ho rotolato fin sotto al letto di mio nonno, che è un vecchio toscano, e mi ha detto: bischero, che fai? Tanto per dire un primo inizio.